rotta per casa di Dio, ci siamo tutti la festa. Buongiorno amici dello Zoccolo Duro, buongiorno, buongiorno, buongiorno. 2 giorni senza video, è vero che l'ho fatta live, però ragazzuoli, mi sono preso una pausa anche per riflettere sulla pausa, perché c'è la pausa di riflessione sulla pausa. Perché in realtà stavo pensando questi giorni, no? Poi adesso parliamo del calcio che non riprenderà, hanno trovato i positivi anche nel Colonia, bla bla bla, adesso ne parliamo. Cioè, se mi avessero detto qualche mese fa, quando eravamo ancora nel pieno del campionato, rimarrai senza campionato, senza calcio per 2 mesi, avrei detto impossibile, non ce la posso fare a resistere 2 mesi senza calcio, impossibile, impossibile, impossibile. In realtà, ragazzi, sinceramente stanno spegnendo anche un po' il desiderio. È vero anche che noi, fratelli rossoneri, che abbiamo avuto la fortuna di vivere gli anni migliori che un tifoso possa vivere, perché siamo stati la squadra più forte della storia dell'universo per 30 anni, quindi mai nessuno sarà fortunato come noi rossoneri, no? Gli auguro agli altri, magari, anzi non glielo auguro, però magari succederà anche a qualcun altro, non credo, perché siamo irraggiungibili. Però in questo momento non è che siamo lì che ci giochiamo niente, no? E quindi tutto bloccato, vabbè, e quindi già l'atmosfera non era granché. Ma tutta sta pausa non è che mi sta facendo tornare la voglia, cioè qua alla fine stiamo pensando a tutt'altro. Non è che ho sta voglia, non vedo l'ora che riprende il campionato. Cioè, questa è la faccia giusta, questa qua. Cioè, ormai siamo assuefatti da questa situazione. Più che altro tutti vogliamo che riparta il resto, il lavoro, che si possa uscire, che si possa ritornare alla vita normale. Tornando alla vita normale, allora secondo me tornerà anche la voglia forte del calcio e di tutto il resto. Perché poi il fatto di aver tolto il calcio comunque ha riportato le menti a dover riflettere. Mi piacerebbe, perché tutti dicono no, perché il calcio vi distrae e non pensate alle cose. In realtà poi quando non segui il calcio sei qualcos'altro che ti distrae uguale, perché non è che tutti ci abbiamo voglia sempre di pensare ai problemi e alle cose serie, però un minimo abbiamo iniziato a riflettere anche sul resto, sulla famiglia, sul lavoro, sui soldi, su tutto quanto. In ogni caso adesso stanno facendo di tutto per ripartire. Sapete io come la penso, che secondo me questo campionato è andato, bisognerà pensare al prossimo, se si giocherà. Io sono preoccupato che non si giocherà al prossimo, non di questo, perché per me questo è già andato. Ho sentito ieri in Germania, che loro sono avanti, poi sono qua innamorati dei crucchi, guarda, mi fanno morire, maledetti sono pure loro, i crucchi sono come la Juventus, poi dico già per farvi capire, così sono, bravi e meno bravi, diciamo, diciamo meno bravi, come i crucchi sono come la Juventus, in Europa comandano come la Juventus comanda in Italia, sapete chi sono i crucchi, vabbè, poi ve lo spiego. Detto questo, hanno ripreso gli allenamenti a gruppi di 3, a 3 di 4 e a poker di 5, no? Si gioca, non si gioca, va, va, va. Pronti per ricominciare. Ieri, Colonia, 3 mi pare positivi al coronavirus. Quindi, adesso che si fa? Si fa finta di niente? Cioè, o qua si veramente si gioca e si fa finta di niente. Quindi aspettatevi che tutte le regole per le quali ci siamo fermati, tutto il casino che è successo, si rischia di qua di là, o uno se ne sbatte, perché sennò ragazzi non si può giocare. E qua io ho questa paura che qua le regole che c'erano, secondo me stanno pensando, ma sì, per ora facciamo finta che non valgono più queste regole. Perché scusa, se hai trovato 3 positivi si dovrebbe bloccare tutto, quarantena, si ritorna tutti a casa, niente allenamenti,
invece quasi come se fosse sottobanco sta notizia. Sì, non è successo niente. Dybala di nuovo positivo, continuano a fare allenamenti, di lì adesso ci organizziamo, facciamo qua, facciamo là, facciamo su, facciamo giù. E va bene, cioè per me va bene. L'unica cosa che secondo me, perché poi ci sono due fazioni, no? Quelle che pensano che è gravissimo la vita, dobbiamo salvare di qua, di là, di là, e poi quelli del complottismo che dicono sto virus non esiste addirittura, non esiste, sì, tanto alla fine sotto i 60 anni no, non muoiono, e di qua, di là, di su, di giù, sono i due schieramenti, no? Quindi per il secondo schieramento, quello che dice che non c'è niente, vabbè, giochiamo lo stesso. E mi sa che i poteri economici inizieranno a spingere verso quella direzione. Ma allora che ci siamo fermati a fare? Tanto valeva, non ti fermavi neanche. Cioè il calcio facevi continuare. Chi si pigliava il virus lo mettevi tra gli infortunati e non ti fermavi proprio. Se questa era la mentalità. O no? O sì o no? O sì o no? O no? O sì o no? Bah, non lo so ragazzi, non lo so. Vediamo quello che succederà. L'unica cosa certa garantita al limone è che da lunedì 4 tornerò con le mie live, dalle 21 alle 23 la sera. Quindi tenetevi pronti da lunedì con le live. Va bene? Dai ragazzuoli, oggi video breve, vi saluti. Mi raccomando, iscrivetevi al canale Gioco Duro, iscrivetevi anche al canale Live Chat perché le live saranno lì e fate i bravi. Ciao belli! Ciao ciao ciao!